Ultima 10 minuti di trasmissione con un ospite d'eccezione. Beh, per il martedì, perché in realtà c'è tutte le settimane, però ci piace pensarlo d'eccezione, insomma, anche perché le perle che ci spara fuori lui con il suo bazooka di perle, sì, sono uniche. È un, qualcuno potrebbe chiamarlo il pirla che lancia perle, ma non siamo certo noi a dire una cosa del genere del nostro ospite principe. E non perché sia meglio degli altri, ma perché è principe veramente. Perché è l'unico con un titolo nobiliare. Sì. Ben ritrovato al conducator della rubrica dedicata alle domande di Galateo, Lapo Mazzafontana. Buon pomeriggio. Vi ho sentiti che avete detto pirla, vi ho sentiti. Allora, l'ha detto anche l'ex governator della Lombardia, quindi non è una parolaccia, caro il nostro maestro. Ma naturalmente però ovviamente io, si sa che in Italia insomma l'attribuirsi titoli, lauree, master è insomma uno sport nazionale, però lei è molto stato molto gentile a attribuirmi il titolo di principe, ma io purtroppo non me ne posso fregiare, come disse Petrolini quando ricevette un Ettore, grande Ettore Petrolini, quando ricevette un'onorificenza fascista. Disse: il duce mi ha puntato questa medaglia e io me ne fregio, insomma, ovviamente facendo il verso al me ne frego di Mussolini, però io me ne fregio di questa vostra attribuzione. Ci ho detto, passate pure all'introduzione dei quesiti di quest'oggi. Eh sì, perché si tratta come sempre di un question time, abbiamo 7 minuti per provare a sbrogliare nodi gordiani galatei. 331-6214-03 per gli sms, per esempio radiopopolare.it, nonché il muro di Facebook. Cominciamo con Simone. Vado io, allora, quando hai conoscenti insistenti che vogliono per forza organizzarti una cena serale, ad ogni scusa per non trovarsi, anziché capire e tacere, ti propongono la soluzione costringendoti ad una nuova balla, questo all'infinito, questa era la premessa, come si può fare a negarsi non ferendo questi conoscenti? Non ho ben capito la premessa. Allora, sostanzialmente, io propongo di continuo cose a Diegoli. Sì. E Diegoli mi risponde dicendo: c'ho il gomito che mi fa contatto con il piede, sì, c'ho la pupilla gustativa interna, c'è il battesimo di mia zia, cioè chiaramente con delle scuse. Lo so, ma gli atteggiamenti speciosi sono sempre, voglio dire, non si sa, cioè per esempio nel caso delle cene evidentemente non c'è poi questa volontà di andare, di vedersi tutti quanti, per cui non so, rientra nel fatto poi di negare oppure di mandare tutto in vacca, è una cosa sgarbata? No, è una, così, una rappresaglia, una reazione, anche meglio rappresaglia, è una reazione al non volersi incontrare. Non saprei, io in questo caso sgancerei un bel vaffanculo, figurato, ma non... Ah, così proprio? Cioè, no, scusa, ma non esplicito, naturalmente sapete che Galateo lo impedisce, ma dal punto di vista così intellettuale, sì. Lapo, per dirla con parole che vanno molto di moda, un videi ad personam? Sì, un videi ad personam. Per esempio, facciamo il caso dell'attualità politica, no? Per esempio. Ma generalmente, sì, qui abbiamo per esempio delle istituzioni che fanno di tutto appunto per fare melina, no? Come nel caso del nostro radioascoltatore, no? Cioè la tirano in lungo ad libitum, in capito, modo che... certo. E allora a quel punto cosa vogliamo fare? Vogliamo anche organizzare appunto la cena in compagnia di Napolitano? Oddio, se ci invita al Quirinale, pare si mangi molto bene, naturalmente, senti, per cui non potremmo negarlo. Senta, caro Lapo, andiamo avanti con le domande. Manuela ci chiede: non ho mai capito la cosa delle presentazioni. Io sono la presentante, ma devo introdurre due persone e un'altra. Chi presento per prima? Allora, questo è molto chiaro. Prima di tutto ricordatevi, cari radioascoltatori in ascolto, dalle Alpi alle Piramidi e dal Manzanarre al Reno, non fate mai quella cosa orribile che quando ci sono gli scambi di presentazione uno si sottrae a questo dovere. Cioè è sempre necessario presentare tutti quelli vicini e farsi a volte anche, come dire, promotori di questi scambi di presentazione. Sì. In questo caso qual è la preminenza che bisogna dare? Naturalmente per importanza, ovvero si presentano sempre i signori alle signore. Cioè non si, anche se, a meno che non ci sia un patente, voglio dire, c'è una patente discrasia di età, nel senso che se uno è molto molto più anziano,
una molto più anziana deve essere sempre presentato per primo, no? Cioè non si presenta a una ragazza di 20 anni un signore di 50, ma il contrario, certo. Se no sempre prima gli uomini alle donne, giusto? Ok, lo so, giusto, dircelo tu. No, giusto, nel senso quindi, che voi lo fate correntemente? Sì, guardami. Tutti i giorni. Mi sono messo anche un post-it. Ah, bene, poi naturalmente io so che soprattutto Facchini è uso andare in giro col tricorno piumato, no? Sì. In modo da poterselo togliere. Come e poi Captain dopo fare Blood, un certo, sì. Certo, come il Casanova praticamente, certo, sì. Anche perché ha le stesse frequentazioni femminili, a parte quelle, insomma, quelle derivate dalla mia agenda dopo il concorso del Latinorum, ovviamente. Chiaramente sì. No, però, già che ci siamo, facciamo una classifica. Allora, prima, una gerarchia, sì. Gerarchia di chi viene presentato per prima. Al primo posto, se non ho capito male, donne anziane. Al secondo posto, uomini anziani. Uomini anziani o donne giovani? Eh no, uomini anziani. Beh, uomini anziani, certo, quindi, certo. Quindi donne è l'età. Quindi prima età, direi. Secondo il sesso. Esatto, sì. E terzo, eventualmente, titoli nobiliari o lavorativi, tipo cavaliere del lavoro, quella roba lì. Ma certo, il commendatore, il Presidente della Repubblica, fa eccezione sì. Il Presidente della Repubblica attualmente in carica, non per tanto perché è nel semestre bianco, per cui è in fase di uscita, ma quanto perché insomma ha elencato tutta una serie di brutte figure che per cui insomma vabbè, ma insomma questo parte. Senta. Però no, in realtà no, il Presidente della Repubblica, anche se ci tocca tenerci questo qui ancora per 15 giorni, è comunque nel caso classico, cioè il Presidente della Repubblica, perfino il Presidente della Regione Lombardia, pensate voi. Renditi conto, vale proprio tutto, eh. Va prima. Senti una cosa, rimaniamo nel contesto delle presentazioni. Questa è storia mia vera, purtroppo. Occhio, eh. Mi ricordo i nomi di 2 su 3. Come cazzo sì. Mi... E il terzo non me lo ricordo il nome. Come mi comporto? Cioè, io presento Alessandro a 3 persone. Il primo è Luca, il secondo è Marco, la terza è una ragazza, è la ragazza di Marco. A me non viene, non mi viene il nome. Cosa fa? Un classico. Il Galateo cosa dice? Lei e l'altra? Nasconditi. Beh, ricordiamoci sempre, per fare la citazione politica, che Licinio Crasso, che insomma, oltre a essere ricordato così in maniera indebita per l'ignoranza crassa, era ovviamente uso dire che lui, il suo successo politico derivava dal fatto che si ricordava sempre i nomi di tutti durante le presentazioni, no? Perché il classico caso, anche proprio quando ci presentano una persona di fronte, noi tendiamo a impegnarci di più sul fatto di presentare noi stessi piuttosto che di acquisire il nome della controparte. In questo caso, quando ci troviamo in questo cul-de-sac di vuoto di memoria, non possiamo fare altro che tirare fuori le 3 carte e fare il classico gioco delle tavolette da vicolo napoletano. Chiedo 50 euro per presentarla? No, naturalmente no, però bisogna inventarsi volta per volta degli appigli, no? Naturalmente. Quindi? No, per esempio in questo caso si può, io consiglio un vecchio trucco che utilizzo io. Vai, veloce, Lapo, veloce! Ma il trucco di Lapo, cioè, ci bisogna farci uno speciale, ma è finita! Beh, insomma, comunque il trucco di Lapo Mazza è presentare come la baronessa di, che ne so, di Carini. Sì. Per esempio, la baronessa di Carini. E una, naturalmente, diciamo, che ne so, di Villombrosa, no? Sì. E quando questa ragazza in questione dice, no, ma io veramente non sono la baronessa. Allora dice, ma è vero, scusami, mi sono sbagliato, tu sei notoriamente la baronessa di... E lei sarà costretta a dire qualcosa togliendoci dal buco nero, giusto? Certo, il suo nome, grande volpone. Il problema è che non è che me ne capitano tanto di Savelli passa l'acqua venda al mare, hai capito? Ma voglio dire, un titolo nobiliare e una laurea alla Chicago Boots col master non si nega nessuno in questo paese. Ciao Lapo, dobbiamo salutarti, è finita la puntata. Ciao Lapo, a presto. A presto. Ciao. Ciao.